Il 21 giugno 1973 un gruppo di sportivi materani rappresentò la città dei Sassi ad un'edizione storica di Giochi senza frontiere organizzata a Bellinzona. Alcuni dei protagonisti si sono ritrovati nella Sala Mandela del comune di Matera. Il nostro sogno di ragazzi all'epoca, 18-20 anni, era quello di far conoscere la nostra città antica a tutto il mondo. Ci siamo riusciti guardando i risultati di oggi praticamente, e per noi è un sogno che si è avverato ed è bellissimo. E poi vorrei trasmettere un piccolo mio pensiero, un ringraziamento a tutte le persone che non ci sono più, il sindaco Gallo, l'assessore Eustachio Dragone e perché no il comandante Nicola Tommaselli, che sono state quelle tre persone che hanno sponsorizzato tanto questo evento. Tanti non ci sono più perché fanno parte di un altro mondo ed alcuni per motivi di salute non sono presenti. Un caloroso abbraccio e tanti tanti auguri all'amico Biagio Paolicelli, che purtroppo non è qui oggi per noi, ma sicuramente nei prossimi giorni avremo modo, appena lui starà un po' meglio, di condividere questa gioia anche con lui. E praticamente eravamo un po' tutti coetanei, perché la fascia di età era fra i 18 e i 19 anni ed provenivamo tutti quanti da esperienze sportive. La maggior parte degli atleti erano rappresentati dall'atletica. Poi avevamo nel gruppo tre esponenti dei Vigili del Fuoco e poi la componente femminile, che era un po' mista, diciamo così. È stata un'esperienza bellissima, ero una ragazzina di 16 anni, tanto che i miei allenatori sono venuti a casa per convincere i miei genitori, perché uscire fuori dall'Italia non era molto facile per delle ragazzine. È stata un'esperienza eccezionale, bellissima.